Bella a tutti Top Z e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei 5 personaggi assolutamente fondamentali per un giocatore di Genshin Impact che ha appena iniziato o che è anche già abbastanza veterano. Quindi personaggi sul quale investire le vostre risorse. Sono tutti personaggi 4 stelle, tutti personaggi potenzialmente acquisibili tramite free to play o con un lieve investimento e che secondo me fanno veramente la differenza in un account. Ovviamente partiamo dal presupposto che i personaggi vi devono piacere, che è il vostro gusto, quello che guida il vostro divertimento nel gioco, e che alcuni di essi brillano di più non con la loro monocopia ma con delle costellazioni più avanzate, quindi con più copie dello stesso personaggio. Partiamo da un presupposto di un Bennett C1 per arrivare, per dirvi, a un Xingqiu C6, ma se non sapete cos'è una costellazione o non vi è chiaro questo ragionamento, non temete, ve lo spiegherò pian piano all'interno del video. Il primo personaggio di cui parliamo è Shaling, personaggio di tipo Piro, quindi fuoco, 4 stelle, totalmente free to play. La potete ottenere completando il piano 3 dell'abisso, quindi stanza 1, stanza 2, stanza 3. Completandolo, alla fine vi verrà regalato questo personaggio. È un cuoco di Liyue che utilizza però degli attacchi molto interessanti, specialmente per i nuovi giocatori. Io mi immagino un nuovo giocatore che inizia a giocare e vede una che tira giù un pupazzetto che spara fuoco in linea retta e quindi comunque applica del danno AOE di tipo fuoco, e che poi al suo termine della sua abilità lascia un peperoncino che vi aumenta l'attacco del 10%, non solo a lei ma magari anche a un personaggio che arriva dopo e lo raccoglie, quindi sia mi fa un po' di danno sia mi permette di avere anche un boost di altri personaggi. La sua elemental burst poi è forte, molto forte all'inizio, perché vi permette di avere questo tornado di fuoco che applica Piro sui personaggi e che permane ruotando anche cambiando personaggio, quindi mettendo ad esempio il vostro main DPS, che potrebbe essere un Kaeya all'inizio ai livelli bassi, ecco, avete l'opportunità anche di mischiare, ora in questo caso sono slime di elemento crio, l'elemento crio e il Piro di Shaling per andare a fare delle reazioni melt e poi ricominciare in modo tale da avere di nuovo la rotation e ripartire. È un personaggio molto interessante anche per quanto riguarda le build. All'inizio, ragazzi, ovviamente magari la userete più come sub DPS, quindi come aiuto al vostro main DPS, che potrebbe essere tranquillamente un Kaeya, quindi le potete mettere tranquillamente un full Dexile, quindi fatti 4 stelle che vi permettono di avere delle energie recharge, perché comunque è un personaggio che necessita di un po' di R dovuto al fatto che la sua burst costa molto. Però alla fine, all'inizio, questo è giusto per avere un'infarinatura, ma è un personaggio che vi porterete fino alla fine del livello AR60 e la giocherete in tantissimi team. Un'altra piccola nota carina per i nuovi giocatori: quando Shaling cucina un dish, quindi un piatto, quindi fate una ricetta di attack boosting che aumenta l'attacco e la fate perfettamente, al 12% di ricevere un prodotto doppio, quindi potete fare piatti che aumentano l'attacco come non ci fossero domani. Perché è così importante questo personaggio e perché dà il meglio di sé quando ottenete 5 copie di questo personaggio, quindi ottenete la sua quarta costellazione? Alla prima costellazione avrete il personaggio senza queste attivate, poi C1, se ne trovate un altro, C2, C3, C4, quindi al quinto personaggio avrete il massimo potenziale di massimo, il massimo C6, però il potenziale migliore sul quale investire di questo personaggio, ovvero il Pironado dura il 40% in più, quindi la sua burst, quindi la durata del suo tornado dura il 40% in più, e contando che è un personaggio che ha questa durata di circa 10 secondi, avrete per l'appunto 14 secondi invece che, cioè avete 4 secondi in più, che non sono assolutamente pochi perché sono circa 3 rotazioni e mezzo. È un personaggio che potete in un domani, in un futuro, poi buildare anche abbastanza semplicemente, ovvero al di là delle armi che servono energy recharge, ne avete una che è praticamente anche questa free, perché lo è, e che è fortissima su di lei, la The Catch. Un domani andrete a pescare nelle zone di Nazuma e, a meno che non la vogliate mettere magari su una Raiden o su altri personaggi, lei con la The Catch vola e l'avete ottenuta gratuitamente, non avete speso un euro, non avete fatto neanche un pull. Potete mettere altre alternative, potete fare Star Glitter che magari sono craftabili, insomma ci sono opzioni free. Per quanto riguarda gli artefatti, un domani andrete poi a lavorare su un emblem, quindi che anch'esso vi permetterà di avere più energie recharge, oppure su dei Crimson che vadano più sulle reazioni o addirittura ancora su dei Noblesse. Quindi comunque al di là dell'emblem sono dei pezzi di artefatti che bene o male tra Strongbox e altre cose riuscite comunque a reperire un domani. Ma questo è una cosa di cui magari si potrà parlare ulteriormente.
Lei fa parte probabilmente del team più forte in assoluto, il team National, Rational, International, chiamatelo un po' come volete, ovvero quello dove appunto lei con Xin Chu e Bennett vi permettono di avere un main DPS, ora ho messo official, ma una Raiden, può essere Chongyung, può essere qualunque altro, vi permette di avere una funzione di reazione importantissima. Ma non solo in team come questi, può andare tranquillamente anche in team dove si va a brillare su delle reazioni Overlord, si può giocare anche free to play all'inizio con la vostra Amber e il vostro Kaeya e la vostra Barbara, in modo tale da avere anch'essa un doppio piro. Il fatto che lei sia di elemento piro, sia di elemento fuoco, le permette comunque anche di avere sempre un 25 di attacco in più. E all'inizio soprattutto del gioco, che siete, che state cercando di capire, avere un Amber che probabilmente vi porterete avanti per un pochettino, nonostante sia uno dei personaggi oggettivamente a mani basse un po' meno utili più andando a dei livelli alti, lei vi permette di avere questa risonanza che è molto molto interessante. La potete giocare, ripeto, in tantissime formazioni con altri, ma l'importante è che capiate che la sua funzione da off field applicatore di piro, fare danno di tornado e la sua alta forza nel fare reazioni elementari le permette di stare praticamente ovunque. Il prossimo personaggio è Xin Chu, è di elemento idro, quindi acqua, 4 stelle e utilizza le spade. È un personaggio davvero importante per quanto riguarda i vostri team all'interno di Genshin Impact. All'inizio potrà risultarvi utile più che altro per la riduzione del danno e le piccole cure che lui riesce a fare grazie alla sua elemental skill e alle spade che gli ruotano attorno, ma in verità il suo punto di forza maggiore è la capacità di applicare idro molto efficacemente grazie alla sua elemental burst e alle sue spade, e il fatto che lo potete giocare in tantissimi team in combinazione col vostro main DPS, quindi quello che farà più danno all'interno del party che ha ruolo di menare, grazie alla fusione del suo elemento idro con quella del main DPS. Per dirvi, state giocando un Amber, siete a inizio R, benissimo, con lui potete mischiare fuoco e acqua facendo Vaporize, che è una reazione estremamente importante, estremamente forte. Poi magari parleremo di nuovo delle reazioni per i nuovi giocatori, oppure in team permafreeze dove appunto riuscite a applicare facilmente crio e acqua in modo da frizzare i nemici, o anche elettrocharge per elettrificarli. Insomma, avete molti utilizzi di questo personaggio. Andiamo a vedere come funziona. La sua elemental skill è una rovesciata che infligge danno idro, applica wet, e inoltre vedete che ho delle spadine attorno. Queste spadine mitigano il danno che prendo e inoltre mi permettono anche di avere una cura, vedete 1025 ogni volta che se ne rompe una. All'inizio potrebbe essere molto utile, potrebbe sembrare cavolo, questo mi fa da shielder e da healer, non è il suo ruolo quello, però è un aiuto che all'inizio comunque non fa dispiacere avere. La sua forza invece è la sua elemental burst. Con la sua elemental burst, vedete, lui applica e spara queste tre spade dalla testa ogni volta che lui fa degli attacchi normali. La cosa bella è che permangono. Quindi voi avete una Shaling in questo caso che applica del piro e voi avete gli attacchi normali e quindi state facendo del Vaporize, perché grazie appunto al pironado che applica fuoco e alle spade di Xin Chu voi andate a mischiare i due elementi e create veramente una soluzione davvero importante. Problemi quali sono? I problemi sono che ha una CD estremamente lunga della sua elemental skill, quindi per avere di nuovo l'elemental skill dovete aspettare circa 21 secondi, e la sua elemental burst costa molto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un personaggio che ha bisogno di energy recharge e che ha bisogno di delle build, una build che non è troppo complessa ma che vada su determinati fattori. Vedete, come potete vedere ha una 21 secondi di cooldown reduction, quindi di tempo di ricarica della sua elemental skill. Potete avere la sacrificial sword, poi ne possiamo parlare della build, ma quello è un altro discorso. E ha 80 di energia, 80 è un po' 90 è il massimo, ma 80 è davvero tanto alto per questo tipo di skill, e di conseguenza serve un personaggio che possa ricaricare velocemente. È molto carino anche il suo talento di crafting, che ha il Flash of Genius, che quando crafta dei character talent material al 25% di ritornare, quindi di avere come rimborso una porzione del materiale usato, quindi vi aiuta anche all'inizio per questo aspetto. Lo potete buildare facilmente all'inizio con un Full Exile, quindi un artefatto che gli dà appunto energy recharge e vi permette di avere energy per tutti il party. Poi dopo, andando avanti, avete delle opzioni che sono abbastanza available oltretutto, quindi un Full Noblesse, potete giocarlo due Art of Depth, due Noblesse Oblige come l'ho giocato io, oppure forse la migliore in questo momento, un Full Noblesse come anche che Shaling, l'abbiamo vista, in modo tale da avere quell'energy recharge che ti permette di essere sempre attivo con le spade. L'unico problema, e per il quale serve investire tanto, è che lui ha bisogno di una costellazione alta, cioè voi dovete trovare
per avere veramente un Oxinchu che worki come Dio comanda, che lo renda veramente un 5 stelle mancato, dovete trovarne 7. Perché? A C0, ok, però a C2 comincia a workare perché vi permette di avere i danni fatti dalle vostre spade, quindi quelle d'acqua diminuiscono la resistenza idro dei nemici, quindi potete farne di più danno, ma è al C6 che le cose cambiano perché vi permette di avere un refund di energy ogni terzo colpo delle vostre spade. Quindi dice, attivando due delle spade Rain Scatter attacchi, avete un grande potenziamento del terzo colpo che quando colpisce, inoltre, vi rigenera anche 3 di energy di Xingqiu. Quindi vi permette di avere comunque una ricarica della vostra energy e della vostra energia charge della burst che necessita di tanto. A livello di team è un personaggio che veramente, ragazzi, spopola. È un personaggio che può andare veramente in tantissime direzioni. Vi permette di fare i team doppio idro, quindi di avere lui e Yelan, lui o un healer, in modo tale da andare ad avere la risonanza che incrementi gli HP. Vi permette di andare a far valorizzare un personaggio come Raiden Shogun, anche questo nel National, quindi sempre con Shaling. Vi permette i permafreeze con team a trazione Crio. Vi permette con un Utao, con una Yuemiya o con altri personaggi che fanno tanto danno piro a fare dei Vaporize davvero importanti. Vi permette di essere presenti con dell'N Electro Charge in team dove c'è tanto elettro. È un personaggio che veramente potete posizionare, se c'è da mettere un idro come supporto e come incremento, lo potete mettere ovunque. Ed è il sostituto di tantissime cose nel caso non l'abbiate ancora perfetto, eccetera. È un personaggio che io veramente insisto, vi consiglio di approfondire e di portare veramente tanto tanto avanti. Vedete, la sua elemental skill la potete caricare e lui arriva e dà un colpo piro e poi ha per l'appunto la sua burst. Io volevo farvi vedere la differenza, no? Prendiamo un Razor dà un colpo e fa 5k, 6k, benissimo. Prendiamo ora il nostro Bennett, facciamo la burst, applica piro oltretutto e ora facciamo 10k. Giusto per farvi capire quanto cavolo sia forte questo personaggio. Adesso vedete che vengo curato, ora vi spiego la questione della cura perché è abbastanza semplice. Però ecco, Bennett ha queste due particolarità. Lui entra, tira una burst, vi cura, vi aumenta il danno finché state all'interno del cerchio e in più si ricarica anche abbastanza da solo applicando del piro grazie alla sua elemental skill. Il problema è la costellazione. Il problema è la costellazione perché... Perché il suo talento cosa dice? Dice che sì, la sua elemental skill va bene, arriva, va alle varie cariche, avete visto che l'ho caricata a più livelli, tira un'esplosione, va bene, d'accordo. La sua burst cosa fa? Vi aumenta il bonus ratio, quindi aumenta il suo attacco e inoltre vi cura. Ha una condizione, che voi abbiate la C1, quindi lo abbiate almeno trovati 2. Poi dopo possiamo parlare, ma almeno 2 ne dovete trovare, perché la prima costellazione vi dice che l'incremento dell'attacco non segue più gli HP restriction. E guadagna 20% dell'attacco base di Bennett. Perché cosa succedeva prima? Succedeva che lui ti aumentava l'attacco semplicemente se il personaggio ha la vita superiore al 70%. Perché lui può curarti fino al 70%, poi quando arrivi al 70% allora ti dà anche l'attacco. Grazie alla C1 queste due cose collaborano e vivono assieme. Quindi potete avere 3 di HP e mentre venite curati comunque avete l'incremento dell'attacco. L'attacco, mi raccomando, l'attacco base. Quindi non li mettete attacco nella build, poi parleremo della build, ma questa è una cosa che dico sempre. Quindi non l'attacco nella build, ma l'attacco base che si basa sul bianco dell'arma più il suo attacco puro del personaggio, ok? Questo personaggio chiaramente lo mettete ovunque. Lo mettete ovunque, lo buildate... anche questo, se siete appena dei giocatori nuovi, lo buildate Instructor. Quindi gli date... O Exile, anche questo, che gli date un pochettino di Elemental Mastery per il Reaction. Perché comunque lui applica Piro all'interno del suo cerchio grazie alla sua Elemental Skill. Li mettete veramente, ragazzi, tutto HP. In modo tale che curi di più e le armi con l'attacco più alto che avete. Gli serve chiaramente un po' di energia recharge, ma da quel punto di vista lì... lo potete veramente giocare ovunque. Un giocatore nuovo che ottiene un Bennett lo vede come una macchina da aumento danni o cure. Nel momento in cui ha C1 è un personaggio che mette in tutti i suoi parti. È difficile veramente poi una certa staccarsi da lui. È veramente difficile. In più all'inizio vi aiuta perché quando fate le spedizioni in Mostad, quindi quando mandate la gente in esplorazione, quest'ultimo ci mette il 25% in meno a tornare, quindi torna tutto tumefatto con i sassi e torna tutto felice. Perché lo mettete in qualunque team? Lo mettete in qualunque team perché
vi aumenta i danni e vi permette di avere anche una cura in una zona ben ristretta. E chiaramente, inoltre, essendo piro, vi fa una risonanza piro, quindi vi aumenta ancora di più grazie all'attacco per 25, all'attacco aumentato del 25%. Un team del genere è rotto, ma lo potete veramente giocare da qualunque parte. È il personaggio sul quale io veramente invito tantissimi a investire molto molto delle loro risorse. Il prossimo personaggio è Fischl, elemento elettrico, 4 stelle e utilizza l'arco. Purtroppo non ci viene neanche essa regalata, però la possiamo spesso trovare all'interno del Paimon Shop. È uno di quei personaggi anch'essa che brilla tantissimo grazie alla sua presenza in campo dell'elemento elettro. Lei, grazie al suo corvo, Oz, e alla permanenza in campo di questa abilità, ci permette anche da off-field di applicare moltissimo elemento elettro e di fare dei danni ingenti. Ci permette per l'appunto di fare danni più ingenti, specialmente all'inizio, quando la usiamo all'inizio, quando siamo R basso, perché la giochiamo magari full DPS fisica o la giochiamo sub DPS electro damage, ma comunque ha la possibilità di essere utilizzata in più forme e di essere poi cambiata e, come l'argilla, modellata man mano che si va avanti con l'adventure rank e la nostra comprensione del gioco, arrivando poi probabilmente a farla workare tantissimo in Elemental Mastery, magari ora con i nuovi artefatti guided con un doppio elettro, oppure in altri team dove ci permette per l'appunto di avere comunque un effetto tipo superconduct o elettrocharge su danni magari più idro. Vi faccio vedere come funziona. Mettiamo Oz in campo, lei applica Oz attacca un po' come vuole lui, e però permane, quindi se io cambio, vedete, lui attacca, applica elettro, io a questo punto posso applicarmi l'elettrocharge perché Oz continua ad attaccare in campo. Lo posso riposizionare e quando l'ho riposizionato poi ho anche un cooldown. La burst invece semplicemente diventiamo noi Oz e infliggiamo danno elettro a tutto ciò che c'è in linea d'aria e linea retta. È molto interessante per l'appunto principalmente per un altro motivo. Questo personaggio è una batteria devastante. Vedete che arrivano particelle, vedete come arrivano particelline ogni volta che attacco e Oz infligge dei danni? Guardate, tutte le volte, ora se questo si posizionasse, tutte le volte noi abbiamo l'opportunità di caricare velocemente i nostri altri personaggi. Questo vuol dire che è un personaggio che al di là dell'elemento, al di là della magari utilità specifica in un determinato party, ci permette di ricaricare velocemente le burst di personaggi con costi altissimi e che quindi le fa aggiungere una valore, un'importanza estremamente importante. Averla in questi team è molto molto importante. Inoltre si builda abbastanza facilmente, all'inizio specialmente, le potete mettere tranquillamente un instructor per avere delle elemental mastery in più, ma la potete giocare anche full fisica con martial arts e berserk. Poi andando avanti chiaramente le cose si complicano, ma è il bello anche poi del gioco, anche alla scelta delle armi e degli artefatti. Vedrete se andare di Thundering Fury, di andare di doppio con Thundering Fury Gladiator, se andare di Guided. Io la gioco con un Millelith per altre ragioni, questa è una build un po' alternativa. Insomma, ha molte alternative, molte scelte, ma poi ne parleremo nel video dedicato delle build su di lei. Importante, oltre che a capire che è una batteria, è però la costellazione. Costellazione deve essere, per sfruttare al massimo questo personaggio, la costellazione C6. Perché? Perché innanzitutto, andando avanti con le costellazioni, lei ci permette di avere gli attacchi condivisi con Oz, quindi ci permette di avere anche danno sul personaggio che arriva grazie per l'appunto alla presenza del corvo, danni aumentati sul suo AoE, ci permette anche di posizionare Oz una volta che abbiamo fatto la burst, e ciliegina delle ciliegine, estende la durata, la C6 di Oz in campo per 2 secondi. Questo inoltre performa degli attacchi combinati col personaggio attivo presente, facendo il 30% dell'attacco di Fischl in danno elettrico. Chiaramente avere la C6 ci permette di fare valorizzare, perché la sua elemental skill comunque, per quanto vogliamo, Oz dura in campo 10 secondi, possiamo farlo durare di più, contando che ha una cooldown di 25 secondi, è molto lenta la cooldown. Sì, possiamo magari riottenerlo grazie per l'appunto al fatto che abbiamo quello che volete, però noi vogliamo più possibile Oz in campo, più possibile danno elettro, più possibile battery, quindi questo principalmente è il motivo. Abbiamo poi il suo talentino, quello finale, che è carino, che anche lei ci mette meno tempo nelle missioni a Mondstadt. È un personaggio che può essere giocato veramente in tantissimi team. Predilige però, secondo me, al di là dell'inizio game a R bassi, che magari la giocate appunto come main DPS, la potete giocare anche in un team di questo tipo, come main DPS, quindi magari anche danno fisico su Superconduct, Cryo Electro, potrebbe funzionare, perché all'inizio fa comunque dei buoni danni grazie anche a
l'escape della burst, eccetera, la potete giocare. Principalmente voi lei la giocate spesso e volentieri con un altro elettro, che sia una Raiden, che sia una Beidou, che insomma sia altro. Lei vi permette, per l'appunto, grazie alla risonanza, di avere ulteriore battery, quindi di avere ulteriore particelle ogni volta che voi andate a fare delle reazioni elementali. Quindi avete il 100% con queste reazioni di generare electrical particle elemental, e questo vi permette di caricare tantissimo quei personaggi che sono inattivi in quel momento e che hanno delle elemental burst, le loro ultra ancora in carica, e lentamente le stavate ricaricando. Questo vi aumenta velocemente la ricarica. Al di là di quello, poi ovviamente a livello di reazioni permette tanto di lavorare con Cryo, Overload, ma insomma tutte le reazioni che per me, Electrocharge con un, magari un DPS Hydro, un bel aiato, ecco, ci sono tantissime funzionalità di questo personaggio che adesso oltretutto può essere anche rivisto e buildato, come vi dicevo, grazie al dentro, con un guided. Menzioni onorevoli di personaggi che non sono stato in grado di inserire all'interno della lista dei 5, perché purtroppo erano solo 5 posizioni. Un è Sacros, elemento anemo, catalyst, 4 stelle, ed è il vostro booster support DPS definitivo per quanto riguarda i 4 stelle e le infusioni elementali. Vi aumenta tantissimo l'elemental mastery dei vostri membri del party, quindi andrete a fare più danno di reazioni elementali, e in più attira e infonde le proprie skill con l'elemento che voi volete andare a priorizzare in quel momento. Personaggio strautile che si builda in un modo specifico, ma che è un po' complesso per quanto riguarda le stat, perché Elemental Mastery, come sappiamo, è una delle stat più complesse da trovare e funziona in quella maniera lì. Viene utilizzata tranquillamente in ogni team che ha bisogno di un boost elementare importante. Seconda invece menzione onorevole è Kaeya. Kaeya, personaggio 4 stelle, elemento Cryo, quindi gelo, spadaccino, ve lo regalano, e già questa è una value fantastica. Il problema è che all'inizio è un personaggio estremamente importante per un nuovo giocatore, vi permette veramente di andare full DPS con lui, di fare delle reazioni melt magari con la vostra Amberina, che all'inizio pensate sia molto forte. Andate avanti tranquillamente, poi a un certo punto dovrete forse decidere se fermarvi un attimo o continuare con questo personaggio. Potete tranquillamente continuare anche a livelli alti, in abisso continua a workare, ma necessita un pochettino di costellazioni molto alte e non è super facile da ottenere, anche perché dovreste andare a pullare tanto sul banner blu, e risulta essere per alcuni un personaggio cheap perché me lo regalano, allora fa cagare. No, Kaeya comunque continua a fare il suo porco lavoro anche a livelli molto 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 alti, senza entrare troppo nello specifico, con un paio di build che sono anche non troppo rigide e un pochettino più versate. L'ultimo personaggio che vi consiglio è Diona, elemento Cryo, 4 stelle, utilizza l'arco. L'ho consigliato perché comunque, essendo un healer Cryo, in questo caso ci permette poi di fare delle combo molto molto interessanti all'interno dei party, che ci permettono di avere quell'elemental resonance Cryo con magari un solo main DPS Cryo che abbiamo forte, e ci toglie un po' dalle magagne per quanto riguarda differenti tipi di healer, nonostante essere un healer anche molto interessante secondo me, e anche un discreto shielder. Infatti Diona, oltre che a curare grazie alla sua burst, vi permette, al di là, poi parleremo della costellazione, vi permette di avere uno scudo attivo addosso. Vedete la sua elemental skill, grazie alla sua elemental skill noi abbiamo uno scudo che permane anche tra gli altri personaggi, che prende un pochettino di botte in base a quanti HP la nostra Diona ha, quindi capiamo bene o male anche già come è buildabile. E come vedete comunque, ora avevo il doppio shield di Xenia, però noi danni qui non ne abbiamo assolutamente presi in alcun modo, ci prendono a botte e noi comunque riusciamo piano piano a resistere. Ora, al di là del piano, al di là di tutto, però comunque è un ottimo aiuto. Inoltre la sua elemental burst è molto molto interessante. Ora prendiamo qualche danno giusto per farvi vedere come poi funziona. Una volta che noi abbiamo la nostra Diona, cosa facciamo? Mettiamo uno scudo, facciamo una burst, e nel cerchietto, oltre che a fare danno e infliggere Cryo, nel cerchietto in cui siamo noi abbiamo la healing, quindi veniamo curati, ma non solo, incrementiamo anche di 200 la nostra elemental mastery se siamo C6. Capite perché secondo me una Diona C6 è un personaggio davvero davvero interessante, perché oltre che ad avere anche una discreta quantità di particellari che fa dallo scudo, oltre che
a essere abbastanza semplice da essere buildata, perché comunque è un personaggio che voi tranquillamente all'inizio potete andare con il vostro exilino e siete tranquilli, non avete alcun tipo di problema per l'inizio del gioco e andare avanti. Potete anche giocarla con un instructor volendo, ma potete andare tranquilli. Vi fa tante cose e le fa abbastanza bene. Healing ve lo fa il giusto, questo dipende chiaramente da quanti più o meno HP gli avete messo, perché comunque lei il suo healing scala in base a quello, no? HP regeneration over time in base ai suoi HP massimi. Ma l'applicazione dello scudo anche va sull'HP, quindi comunque di fatto è un altro di quei personaggi come Bennett, che voi ora, al di là del set che gli volete mettere, potete avere un Noblesse Oblige tranquillo, facile. Glielo mettete, fa la burst, vi cura tanto, l'avete imbottita di HP, di healing bonus? Benissimo, vi cura da Dio, vi dà attacco percentuale, vi scuda e in più, se l'avete C6, vi dà anche 200 di Elemental Mastery se la vita del personaggio che è all'interno della sua burst è sopra il 50%. E in più, gli aumenta anche le cure che arrivano. Personalmente la ritengo un buon personaggio, davvero un ottimo personaggio. Un ottimo personaggio che inoltre vi aiuta anche col food, il perfect cooking, anche lei su i piatti che curano, con lo stesso discorso di Shelling, e può essere utilizzata in team ad hoc, che vi permette di avere sia il doppio crio, quindi avere un doppio crio nel party è estremamente importante, soprattutto per alcuni DPS crio, perché vi dà il crit rate aumentato se i personaggi sono congelati o affetti da crio, che poi va in combo col Blitzstrike che è fortissimo, sia per quanto riguarda dei team permafreeze, che magari voi avete soltanto Kaeya e c'avete lei, cavolo, riuscite a farlo senza dovervi cambiare un healer, oppure avere dei team che vanno su un superconduct. Avete lei come healer, vi potete permettere lei come healer, magari non mettete la solita Barbarina, e allora mettete uno Xingqiu, lavorano loro due, congelate e vi arriva un Razor o una Fischl per dirvi. Essendo un healer, vi dà spazio per spingere un po' di più sugli altri ruoli. Non che l'healer non sia importante, ma l'healer vi toglie un sacco di preoccupazioni. E avere un personaggio di questo tipo, di quell'elemento, secondo me, in questo momento del gioco, a meno che ora uscirà Leyla, vedremo quello che farà con gli scudi, ora sicuramente mi verrò smentito in mille poi, è un personaggio estremamente, estremamente importante. Questa, ragazzi, era una lista che abbiamo stipulato, una lista della spesa con la mia community live. Ci ho messo un po' le mani io, ci abbiamo messo un po' le mani tutti, e spero che possa essere d'aiuto a tanti nuovi giocatori. Nel caso, se avete domande, dubbi, non esitate a domandare, venite in live, noi siamo sempre disposti a rispondere senza alcun problema. Se la lista non vi è piaciuta o pensate che ci siano dei personaggi con più value che vadano cambiati, per esempio, non hai nominato Sacros, sono sicuro che salterà fuori questo discorso, non vi preoccupate, magari faremo anche un'altra lista dove parleremo di altri personaggi molto importanti. Sacro sicuramente è uno di quelli. Io vi ringrazio comunque per la vostra cortese attenzione, vi invito a iscrivermi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutte le sere su Twitch, ve lo dico sempre con una tab, con un post qua in tab community e con una storia Instagram. Vi auguro una buona serata, United States of Zerga. Ciao belli!